ufficializzato a Pineto la presenza del senatore Nazario Pagano, coordinatore di Forza Italia per la Regione Abruzzo, e Gabriella Stolfi, coordinatore provinciale di Forza Italia a Teramo, l'ingresso nel partito del consigliere comunale Paolo Passamonti. Passamonti, ricordiamo, negli anni ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo, come quello di questore di Pescara. La tipologia della mia lista civica, quando è stata fatta, era sicuramente legata al centrodestra. Nel corso di questo periodo è maturata l'idea di entrare in Forza Italia, perché abbiamo avuto il grosso appoggio del partito in questo periodo. Ci ha appoggiato in tutte le nostre iniziative, soprattutto nella fase finale del problema dell'erosione della costa, che ha portato ai risultati che volevamo. Quindi io penso che per poter risolvere i problemi di una cittadina piccola come la nostra c'è bisogno di un appoggio a livello più importante. Quindi in questo momento siamo sia nel governo regionale che nel governo nazionale. Tutto quello che può essere positivo per la nostra cittadina cerchiamo di recuperarlo con l'appoggio giusto. E Forza Italia ha dimostrato, al di là della vicinanza ideologica al pensiero di Forza Italia, soprattutto è stata molto vicina alle nostre esigenze. Quindi io penso che sia il passo giusto nel momento giusto. Cosa rappresenta per Forza Italia il passaggio di Passamonti all'interno del partito? Ma rappresenta un aspetto politicamente significativo, soprattutto in una provincia, quella di Teramo, dove noi, anche con l'azione del nostro coordinatore provinciale Astolfi, stiamo riorganizzando il partito. Abbiamo avuto un ingresso la settimana scorsa alla costituzione di un nuovo gruppo dirigente a Roseto degli Abruzzi, qui vicino. Il mese ancora precedente a Giulianova col vice sindaco Lidia Albani, oggi con Paolo Passamonti, vecchio amico mio, che lui ricorderete che è stato questore di Pescara a lungo, quindi una persona molto stimata, conosciuta dall'ambiente non solo di Pineto, essendo lui originario di questa terra, ma di Pescara e direi dell'intera regione. Quindi Forza Italia, come dire, dimostra di essere ancora molto attrattiva e di voler riorganizzarsi in vista della prossima azione politica che intende svolgere in questa provincia come in tutta la regione.